Brisa Nesmuk, coltello stile Nesmuk della Brisa. Questo è un modello che mi sono assemblato io comprando uno dei kit Brisa. Vendono infatti il coltello, la lama con le guancette, i rivetti e tutto quello che occorre per costruire il coltello, non la colla, quindi quella dovete comprarvela a parte. Dopodiché va assemblato, vanno tagliati i rivetti, vanno smussati, smussato il manico perché è lasciato molto grezzo. Io l'ho leggerissimamente personalizzato, smussando un po' il manico perché mi faceva male alla mano, usandolo. Facendo questi due intarsi che possono essere utili soprattutto nella presa reverse per poggiare il pollice ed evitare che faccia male. Il coltello costa, se lo comprate a prezzo pieno, già assemblato, sulle 130-140 euro. Col kit risparmiate qualcosa, più di qualcosa in realtà, perché credo che attualmente sia aumentato un pochettino, ma costa sulle 80-90 euro. Ora non mi ricordo bene, però si risparmia un po', una cinquantina di euro li risparmiate, e non è poco, anche perché comunque l'assemblaggio è molto semplice. Oggi lo proviamo, vi do. L'ho già provato in realtà, ma va molto bene, ma volevo provarlo facendo un mini test, quindi una cosa molto leggera insieme a voi per farvi un po' vedere come va. Vi do qualche dimensione. Il coltello, scusate un attimo. Il coltello ha una lama di 12,5 cm, quindi una bella lama. È in acciaio al carbonio 80 CRV2, un acciaio da lavoro per utensili da lavoro, che è un acciaio al carbonio con buone proprietà di taglio, di tenuta del tagliente. Si riaffila facilmente, ovviamente arrugginisce come un po' tutti gli acciai al carbonio, è suscettibile alla ruggine, anche se mi sembra un po' meno rispetto ad altri acciai al carbonio che ho provato. Quindi la lama è 12,5 cm, lo spessore siamo quasi sui 3,5 mm, 3,4 per l'esattezza. La lunghezza complessiva è di 23,6 cm di tutto il coltello, il peso di 161 grammi, quindi non è un coltello pesante, nemmeno leggerissimo. Diciamo che giustamente il peso si sente, un full tang. Il codolo è traforato, quindi questo, anche data la forma della lama che è panciuta in punta, permette di spostare il baricentro in avanti, quindi anche per delle capacità maggiori di taglio. È molto leggero come coltello da chopping, non è il suo, però qualche cosina si può fare, qualche punta ad esempio. Lo proviamo anzi subito per fare una punta. Il fatto che il manico sia svasato posteriormente ci permette di usarlo bene in presa arretrata. Non ha un foro, quindi non si può mettere un cordino, purtroppo. Si poteva fare però, volendo. Perché credo che nel codolo ci fosse il foro, ma non c'era sulle guancette, quindi ci danno la possibilità di poter scegliere se farlo o meno. Almeno mi pare di ricordare così. Proviamolo un po' in presa inversa. Sta bene in mano, anche se forse un centimetro o mezzo centimetro di manico in più non avrebbe guastato, perché il fine codolo è smusso, ma non tantissimo. Non l'ho smussato tantissimo in realtà, tende a dare un po' fastidio in presa inversa quando si fa forza.
Comunque anche così si riescono a fare i feather stick. Già che ci siamo, togliamoci subito il pensiero. La bisellatura è scandina, l'ho detto, ma, no, forse l'ho detto, ma si vede comunque. Bello scandi, morde molto bene il legno. Comunque direi che li fa anche abbastanza bene. Li fa. Lo scandi per sua natura morde molto bene, questo non fa eccezione. Morde molto bene il legno, mi piace come lavora. Intanto l'impugnatura è molto comoda, ora non so perché forse magari l'ho smussato un pochettino, poi una volta che prendete il kit, ma anche se comprate quello già assemblato, potete un po' smussarla come volete. Non ve lo vieta nessuno ovviamente. Questo sarà un casino. Andiamo, proviamo a spaccarlo a pezzi. E qua siamo quasi proprio al limite di lama. Quasi. Proviamo anche il codolo e la micarta, il manico in micarta, si trova di tante colorazioni, ho scelto questa colorazione sul grigio nero che è molto bella. Ok, vediamo se riusciamo a farlo a metà. È un legno molto stagionato e durissimo. Ah, praticamente le fibre sono pietra, quindi ci può anche stare che non riesca. Un bel po' sulla mano e rimbomba. Il filo mi sembra buono ancora, sì. Non ha danni.
qua c'è un nodo, ecco perché non entrava. Andiamo da questo lato. Ok, va bene. Lo vediamo in qualche intarsio e poi, anzi no, proviamo prima l'acciarino e poi l'intarsio. Dovrebbe andare bene perché è un acciaio al carbonio, il dorso è a 90 gradi e quindi è bello ruvido. Dovrebbe funzionare bene. Vediamo. Sì, e fa, pensavo di più. No, però le fa, si riesce. Non tantissime. Però le fa. Non tantissime, ma le fa. Vediamo soltanto una piccolissima prova di chopping, anche se non si dovrebbe fare. Va bene, ora vi metto le prove del fare qualche intarsio, quindi qualche lavoro di fino, però coltello molto buono, mi sento di consigliarvelo, anche perché non costa tanto in kit, già assemblato ha un bel prezzo, ha il suo bel prezzo. Tra l'altro devo smussare questo angolino qui, che la guardia, questa guardia appena accennata, che mi sono accorto adesso che è piuttosto appuntita, dovrei smussare un pochettino. Coltello sicuramente buono, un coltello tuttofare con questa geometria Nesmuk, che è molto bella secondo me. Se vi piace la geometria, se vi piacciono questo tipo di coltelli un po' più rustici, è da prendere. E se vi serve un coltello che lavora bene. Comunque ora abbiamo fatto una prova minuscola di pochi minuti, ma lavora bene, bello solido, sta bene in mano, punta resistente anche se non molto accentuata, però il suo lo fa. Ovviamente iscrivetevi al canale, mettete mi piace e attivate la campanella se volete, così almeno per quando ci saranno nuove uscite siete aggiornati.
Ora magari vediamo la prova sugli intarsi. La cosa bella di queste lame così panciute è che si possono prendere anche in punta e magari fare qualche lavoro di fino. Le lame Nesmuk effettivamente sono delle lame molto antiche che sono state sviluppate nel 1700, 1800, ora non ricordo esattamente, ma servivano anche come lame un po' tuttofare, quindi anche come lame da scuoio. Si riesce a comandare benissimo. Se questa fosse la pelle di un animale, si avrebbe un controllo ottimo sul taglio, ecco. La punta non è molto pronunciata, è bella spessa, però non è molto pronunciata effettivamente, almeno nel mio modello, poi non so se è così anche in altri. Il taglio sul legno è molto preciso, d'altronde è sempre una lama scandi, quindi taglio davvero ottimo sul legno. Molto molto preciso.